Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siccome non mi ricordo il nome, ma qualcuno me l'ha chiesto sotto i commenti se facevo un altro svuoto alla spesa senza glutine, eccomi qui a farvelo visto che ci hanno dato una novità. Io non le avevo mai viste. Ma partiamo da quello che abbiamo preso, comunque ci siamo fatti preparare e ha ritirato Maurizio. E, ah no, cioè, a loro, non a noi, a loro piace la pasta della Massimo Zero, quindi ci siamo fatti dare questa pasta qui. In realtà è abbastanza buona tutta, a parte proprio alcune eccezioni, però questa qua insieme alla rummo sono le più buone. Abbiamo preso conchiglie, spaghetti, caserecce, poi fusilli, penne rigate e sedanini. Come pane ci hanno dato questo qui, cereale del Mastro Panettiere, con 7 semi e cereali, 3 pacchi, e poi quello classico, 3 pacchi sempre. Poi ci sono come briochine le Madeleine, che sono anche naturalmente senza lattosio e sono della marca Cereal. Poi, scusate le mie unghie, della Garofalo. Questi specie di ditalini, una cosa del genere. C'è scritto lì annellini, però sono un po' più spessi. Poi ci sono questi qui che sono i ditalini della marca Le Asolane e gli annellini, che appunto, come vedete, sono ben diversi da questi qui. Poi della Rummo stelline, 2 pacchi. E poi queste crostatine, la prima volta che le vedo, brioche, sono della marca Mario, senza glutine, e sono ripiene non so di quale tipo di marmellata. Ah no, forse la marca è gli artigiani del gusto, mi sa. Guardo se c'è scritto frutti di bosco. Con la marmellata e frutti di bosco, devo dire che sinceramente ispirano molta molta fiducia. 2 pacchi. Poi queste della Cereal sono tortina alla carota senza glutine integrale, perché mi faccio dare per Gabriele brioche da portare a scuola, però senza cioccolato. Un po' perché si sporcherebbe e un po' perché insomma, ecco. Non è che mi piace tanto che mangia tanto cioccolato. Poi questi plum cake allo yogurt che sono bio della marca Germinal. E poi sempre delle asolane questi filini, questi nidi di cappellini. E basta, la spesa senza glutine è tutta qui. E continuerò questo video perché vedo che è durato veramente pochissimo. E continuerò questo video domani, quindi è iniziato come uno svuoto alla spesa senza glutine, ma continuerà come un vlog. Adesso io vado, che stasera mangiamo la minestrina ed è per quello che ci serviva la pastina, e noi quindi ci riaggiorniamo domani. Ciao! Allora, buongiorno, oggi è venerdì e volevo farvi vedere, guardate, quello che mi è arrivato da Amazon, che ho preso su Amazon queste bacchette, cioè questa bacchetta, che ha questi ganci che invece di essere incollati o avvitati, vanno incastrati qui sopra la porta, così non si buca e non si rovina niente. E ci si attacca appunto la bacchetta. Purtroppo è di una dimensione standard e quindi va bene solamente per questa porta, cioè per la porta proprio di casa e nel mio caso, e per la finestra del bagno. Quindi adesso poi ne andrò poi ad acquistare un'altra, così almeno ho le bacchette. Ne ho prese delle altre che però non vi ho ancora fatto vedere, ve le faccio vedere dopo. Comunque si appiccicano qua e vanno bene, abbiamo visto anche con Maurizio, per le finestre, quelle che hanno 2 porte, diciamo.
Quindi le useremo, quelle lì le useremo per da mettere lì. Comunque questa qui è la bacchetta. Molto molto carina. E poi qui adesso vi faccio vedere. Vedete questo scatolone? È arrivato il letto delle bambine. Ne dobbiamo comprare due. Ne abbiamo iniziato a prendere uno per montarlo, per provarlo, per vedere se va bene. Quindi oggi pomeriggio che cosa andremo a fare assieme? Andremo a montare il letto. E niente, adesso con questo un po' di verde io vi saluto perché noi adesso andiamo a mangiare e ci aggiorniamo dopo quando andiamo a montare il letto. Allora, vi faccio vedere il letto che abbiamo scelto. L'ho comprato su Amazon, cioè l'abbiamo preso su Amazon e vi lascerò il link in info box. Ve lo faccio vedere così, questo scatolone perché è super pesantissimo e siccome siamo solo io e i bambini non è che possiamo scassarci, adesso io e Manuel lo apriamo e portiamo sui pezzi un poco per volta. E poi quando abbiamo tutti i pezzi di sopra, allora poi iniziamo a montare veramente il letto. Comunque è fatto così. Speriamo che montandolo poi venga. Ma non è rosa. Speriamo che poi montandolo venga proprio così perché. Però ragazzi, sembrava da lontano rosa. Il modello mi piace un sacco. Vediamo se riusciamo a montarlo. Quindi adesso apriamo questo scatolone e portiamo sui pezzi. No, ti fai male.
Adesso vedete anche Giorgia. Giorgia non era lì che non faceva niente, ma sta preparando un compito, un disegno che gli ha dato da dare la professoressa. Ha tempo 2 settimane per farlo. È una rana in chiaroscuro che è difficilissima. E lei ha iniziato già adesso. Devo dire che è bellissima quello che ha già fatto. E se poi Giorgia vorrà, quando avrà finito, ve la farò vedere. Qui, come potete vedere, io e Sabrina stavamo tribulando perché il letto non entrava sotto il ponte. E quindi a un certo punto abbiamo provato e non entrava. Ho detto, vabbè, andiamo avanti a montarla e poi. Se ce la facciamo, se poi ci pensiamo, insomma. Sabrina e Giada, come al solito, le migliori assistenti che ognuno di noi vorrebbe avere. Ogni tanto mi veniva ad aiutare anche Pia. Ma Giada è stata bravissima perché per quasi tutto il pomeriggio ha tenuto occupata Pia. Sabrina si è inventata lo scivolo con il materasso appoggiandolo al letto di Gabriele e quindi Pia praticamente ha giocato tutto il pomeriggio scivolando sul materasso come se fosse uno scivolo. Dovevate sentire come se la ridevano. Quindi sono state comunque tutte quante bravissime. Quando mi hanno aiutato, quando hanno tenuto brava Pia e almeno siamo riusciti a montare questo letto che vi assicuro è stato complicato. Poi dopo che abbiamo montato anche la rete, Sabrina ha detto proviamo di nuovo, mamma. Ma sì, proviamo a rimetterlo sotto il ponte. Niente, non entrava. E Sabrina ha detto, e se do 2 colpi? E io, ma sì, dai 2 calcetti. E tan, ecco che è entrato letto sotto il ponte. E noi abbiamo festeggiato. E niente, quindi la prima parte era andata. È stato veramente difficilissimo. Il materasso è piccolo, dobbiamo cambiarlo, però intanto il letto è montato. Fatto questo, sono andata a fare il letto a Giorgia e poi abbiamo continuato con il montaggio della parte sotto, quello che per il momento sarà di Sabrina. Ma abbiamo dovuto avvalerci anche della luce della ring light, un po' per Giorgia per il disegno e un po' per noi, per me perché non vedevo più niente, stava iniziando a diventare scuro e quindi non vedevo più una cippaleppa. Ad un certo punto è arrivato anche Gabriele a darmi la mano, mosso da un moto di pietà, penso, perché vedeva che non ce la facevo più e grazie a lui siamo riusciti ad evitare le ultime 3 viti che mi stavano facendo impazzire. Thank you.
Ad un certo punto mi sono ricordata che avevo la roba fuori stesa e quindi sono uscita a ritirarla. Intanto Sabrina cercava sempre di evitare questa vite che ci stava facendo tribulare e Gabriele è andato fino dal vicino a chiedere se per caso aveva l'avvitatore. Purtroppo ce l'ha rotto e quindi niente, ci dobbiamo arrangiare a mano. Mentre noi stavamo cercando di finire di montare questo benedetto letto, Manuel era di sotto che scaricava e ricaricava la lavastoviglie e metteva su le pentole per la cena. E per fortuna, quando tutto ormai sembrava perduto, è arrivato il nostro salvatore. È arrivato Maurizio ad avvitare le ultime quattro viti che ci mancavano per finire di montare anche il secondo letto.
Allora, come avete visto, dopo mille peripezie e l'aiuto anche provvidenziale di Maurizio, siamo riusciti a montare questo benedetto letto. Allora, un'altra cosa che appunto volevo prenderne uno per poi valutare. Allora, il materasso che abbiamo noi è troppo piccolo, come potete vedere, quindi bisognerà comprarne uno più largo. E ho misurato le doghe, sono da 90, quindi devo prendere un materasso lungo così, ma più largo. Mentre invece quello di sotto di Sabrina, come potete vedere, che avete visto, non va sotto perché è troppo alto, perciò bisognerà prenderne uno un po' più basso, un po' più largo, però leggermente più corto. Quindi anche lì non so com'è che, cioè bisognerà cercare. Guarderò varie offerte su Amazon, eccetera, eccetera, e vediamo cosa riusciamo a trovare. Quindi per adesso il letto sarà solo questo qui. L'idea era di prenderne due, ma per il momento prendiamo questo e basta. E poi devo dire che mi è piaciuto un pochino difficile da montare. Quindi per il momento resta solamente questo. E certo è che essendo bianco, non vedo una cosa lì. Dai, è un pochettino sporco, lo devo andare a pulire. Certo è che essendo bianco, appunto, dicevo, è un po', cioè, bisognerà tenerlo pulito. Per quanto riguarda il lettino di Giada, appena troviamo i materassi giusti e cambiamo i materassi ai loro letti, abbiamo ottenuto una rete di quelle che avevano prima. Andremo a sostituire questo lettino che è molto carino, ma per Giada è piccolo, perché adesso ci dorme, ma ecco, è piccolo. E sono indecisa se tenerlo o non tenerlo. Vedremo. Andremo comunque a mettere poi la rete e il materasso, in modo che tutte e tre avranno un letto grande. Ma parlando anche con le bambine, quello lì cioè di Giorgia, quello grande che metteremo lì sarà di Sabrina e il letto a scomparsa sarà di Giada. E tanto Pia per adesso ancora non viene a dormire su con loro, perciò non c'è problema. Ci faceva luce la ring light, là i bambini hanno fatto casino sulla scrivania, ma va bene. E niente, qui c'è la roba che ho ritirato, che poi domani andrò a piegare, a mettere nella borsa per portare giù perché è estiva, eccetera, eccetera. E boh, volevo solamente farvi vedere il letto. È stato pagato da noi, non è una collaborazione. Vi lascerò il link, come mi sembra vi ho già detto, sotto in descrizione nel caso vi interessasse. È molto bello, a me è piaciuto perché lì dalle parti non è dritto, perché ne avevo visti di dritti, ma fa un po' questa ondina scendere, che è molto carino. Per il resto devo dire che come montaggio non è stato proprio proprio facilissimo, ma perché noi non avevamo l'attrezzatura giusta. Con un avvitatore in un'ora, esagerando, l'avete montato. Quindi diciamo che è colpa dell'attrezzatura, non tanto del letto. È legno chiaro come le doghe, poi rivestito. Quindi non è proprio laccato tipo questo qui dell'IKEA, ma è rivestito e in certi punti il motivo del legno sotto si vede. Però una volta poi messo così, come vedete, non si vede più, è bianco, punto. Comunque, siamo arrivati comunque alla fine di questo video. Adesso noi andiamo a mangiare, così io lo edito e ve lo carico stasera tardissimo. Ma ci tenevo a farvi vedere questo letto e il montaggio. E spero quindi che vi sia piaciuto questo video. Se ancora non siete iscritti, vi invito a iscrivervi al canale. E vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare sia i vecchi iscritti per tutto il supporto e perché comunque continuate a guardare i nostri video, ma anche tutti i nuovi iscritti che ultimamente sono tantissimi, quindi grazie, grazie, veramente grazie.
E spero appunto che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani alle 21:30 con la live. Ciao! 1, 2, 3.